Prosegue l'attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di ponti e gallerie. Sul viadotto della Magliana sono in corso gli interventi per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Si stanno inoltre eseguendo lavori sul ponte Principe Amedeo di Savoia, sul ponte dell'Osa e nella galleria Giovanni XXIII. È stata restituita ai cittadini dopo lavori di manutenzione via degli Armenti, strada strategica per la viabilità nel quinto municipio. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza dei marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata inoltre rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale. È stato lanciato da Roma Capitale l'avviso pubblico finalizzato al reperimento di alloggi da destinare al servizio di assistenza alloggiativa temporanea SASAT. Si vuole superare il sistema dei residence ed approdare al nuovo servizio di assistenza dedicato ad accogliere ed accompagnare le famiglie in condizioni di fragilità verso l'autonomia. Proseguono i lavori per la riqualificazione di piazzale Giulio Due nel nono municipio. Gli interventi, che fanno parte dei cantieri del corridoio della mobilità EUR Laurentina Torpagnotta, prevedono la realizzazione di una fermata dedicata ai filobus, nuovi marciapiedi e stalli dedicati ai taxi. Operazioni di manutenzione e messa in sicurezza in Villa Paganini nel secondo municipio, un intervento programmato di bonifica, pulizia e sfalcio per la riapertura del parco, al cui interno si trova anche una scuola materna. Al via la realizzazione di un polo benessere e salute per tutti, un luogo di aggregazione con attività sportive, ricreative e di sostegno per la salute e il benessere degli anziani. Il nuovo polo sorgerà all'interno della struttura residenziale per anziani Roma 3, in via Gioacchino Ventura 60. Più di 3.500 tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati per strada sono stati rimossi da gennaio. È il risultato di oltre 46.500 interventi effettuati da 24 squadre di AMA dedicate a questo tipo di raccolta. Mediamente, ogni notte, vengono effettuate circa 350 operazioni e rimosse oltre 20 tonnellate di rifiuti ingombranti. Cittadini romani possono indicare dove posizionare le colonnine elettriche in città. Attraverso la compilazione di un modulo sul sito di Roma Servizi per la Mobilità sarà possibile costruire una mappa sull'elettrico per aumentare il servizio. Ad oggi sono già arrivate oltre 300 segnalazioni da parte dei cittadini. È partita la riorganizzazione del sistema delle residenzialità per gli anziani. Agli attuali 104 posti di accoglienza ne saranno aggiunti altri 208 per un graduale superamento delle case di riposo tradizionali. Saranno realizzate strutture a gestione familiare o in semi-autonomia con diversi livelli di supporto assistenziale.